Stiamo registrando, così iniziamo. Benissimo, allora, buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi oggi per questo webinar della Italian InsurTech Association Series. Oggi parleremo di Beyond Insurance, abbiamo un panel di speaker di altissimo livello. Vi do innanzitutto alcune indicazioni operative. Allora, innanzitutto, se naturalmente potete partecipare alla discussione, se avete una domanda in particolare la potete scrivere nel box delle Q&A che trovate in basso a destra. Se invece volete fare un commento, potete scriverlo nel box chat, quindi ci sono i box nominati Q&A o chat. Per quanto riguarda il formato, il moderatore, che può essere io, rivolgerò ai panelist una combinazione delle mie domande e poi sarà monitorato il box Q&A e chat e avrò la possibilità anche di rivolgere ai panelist domande o eventuali commenti rilevanti. Al di là della discussione, allora inizieremo con un'introduzione sull'argomento del webinar e dei panelists. Dopodiché introdurremo il tema di Beyond Insurance, questo nuovo modello di business che sta prendendo molto piede nella nostra industria. Vedremo un pochino come il Covid ha impattato sull'applicazione di questo modello, come ha impattato eventuali progetti che fossero in corso prima della pandemia. Parleremo poi di opportunità, aspettative, diciamo gli aspetti più operativi quando un'organizzazione assicurativa vuole lanciare un'offerta di questo tipo. E dopodiché i tre panelist presenteranno delle case history, quindi dei casi concreti di applicazione di questo modello all'interno delle loro aziende. E quindi c'era una parte di Q&A in cui avrete appunto la possibilità di fare le vostre domande live e quindi la chiusura. Quindi il tema di oggi è Beyond Insurance, oltre l'assicurazione. Ma perché le compagnie di assicurazioni dovrebbero andare oltre l'assicurazione? Ci sono vari motivi, tutti o quasi tutti molto validi, secondo me. Possiamo andare dal fatto che sappiamo che la nostra industria purtroppo ha pochi touch point, poche occasioni di interagire con i clienti. Offrire servizi non assicurativi può essere un modo per risolvere questo problema. Beyond Insurance può essere un modo per generare nuove fonti di entrata, nuovi revenue pool. Oppure molte compagnie lo utilizzano questo modello per aumentare la loyalty. Quindi ci sono una serie di motivi per i quali questo modello viene applicato oggi in modo così importante. Oggi in particolare ne parleremo con i nostri tre panelist che vi presento. Danilo Raffoni, Group Head of Innovation di Assicurazioni Generali. Danilo, se vuoi presentarti. Sì, grazie Yuri. Sono Danilo, appunto Head of Innovation Generali. Da poco arrivato in azienda dall'inizio di gennaio. Ero prima in Munich Re, sono stato per 4 anni, ho avuto vari ruoli che avevano a che fare con l'innovation e da insomma, la mia carriera comunque da più di un decennio che lavoro in assicurazione e riassicurazione, sempre più in contatto con l'innovazione perché diviene ed è divenuta sempre più importante negli anni. Adesso appunto, sono a capo del team di innovazione del gruppo Generali, dove gestiamo un fondo che finanzia le iniziative di innovazione del gruppo, così da democratizzare i nostri sforzi di innovazione. Perfetto, grazie Danilo. Secondo panelista, Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai Assicurazioni. Benvenuto, Giacomo. Buongiorno a tutti, mi devo presentare, immagino, beh, 14 anni in Unipol, 5 in AXA e una decina in consulenza e diciamo, da quando sono entrato in Unipol mi occupo in qualche modo di sviluppare innovazione e soprattutto sviluppare quello che già anni fa per noi erano un po' i primi germi di quello che adesso citavi tu, Yuri, che si sta sviluppando sempre di più, che è il concetto di appunto Beyond Insurance, che penso approfondiremo abbastanza bene oggi, insomma.
Perfetto, grazie Giacomo. E Roberto Anesin, Director Intermediary in Digital Insurance Business di IARAG. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Iuri, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Beh, due parole, Roberto Anesina appunto, un'esperienza più che ventennale ormai, ahimè, in ambito bancario e assicurativo, da inizio 2016 in ARAC, quindi sono già trascorsi più di 5 anni, con il ruolo di appunto Director Intermediary, quindi mi occupo della rete tradizionale, della rete di distribuzione, con l'elemento innovativo del business assicurativo digitale, e oggi cercherò magari di raccontarvi un po' come una compagnia specialistica verticale che si occupa di tutela legale, intende il concetto di Beyond Insurance. Perfetto, grazie Roberto. Allora direi di cominciare. Beyond Insurance, abbiamo detto, un nuovo modello di business per le assicurazioni. Volevo innanzitutto chiedervi qual è l'approccio della vostra organizzazione a questo nuovo modello di business, perché magari, anzi, sicuramente esiste più di una definizione, più di un'applicazione di questo modello. Giacomo, vuoi cominciare tu? Sì, io magari comincerei smitizzando un po' il concetto, cioè Beyond Insurance innanzitutto vale per il settore assicurativo, ma potrebbe essere Beyond Energy per chi lavora in quel settore, Beyond Car Manufacturing per chi lavora nel settore della costruzione delle auto. Fatemela dire in maniera molto banale, è un po' un'evoluzione che forse un po' si è arricchita in effetti negli ultimi anni del vecchio concetto di diversificazione. Non voglio banalizzare il tema, ma voglio cercare un po' di ancorarlo poi alla concretezza che stiamo cercando di dare appunto al concetto stesso. Il settore assicurativo ovviamente ha, e chi ci lavora lo sa molto bene, manifestato negli ultimi anni, luci e ombre. Effettivamente ha avuto delle redditività importanti, che il Covid ha, bisogna essere abbastanza chiari, aumentato perché il mondo, soprattutto l'assicurazione auto, nel breve ha sicuramente tratto degli indicatori positivi dalla situazione molto grave, molto critica che si è generata. Quindi parlo soltanto, non voglio essere cinico, ma parlo soltanto della parte relativa al business stesso. Quindi ovviamente ci sono degli indicatori molto positivi, però a tendere, soprattutto in alcuni rami, per esempio quello auto, diciamo ci sono più nuvole nere forse che non unicorni rosa, perché effettivamente le previsioni che fanno un po' tutte le compagnie, appunto ribadisco soprattutto nel settore auto, è di una competizione che va a aumentare, di una dimensione del mercato che va a diminuire, soprattutto il passaggio da proprietà a utilizzo, il tema delle flotte, il tema dello sharing, sicuramente per quanto riguarda il mondo auto, a 5-10 anni non dà degli indicatori particolarmente rosei, che magari invece in altri rami ci sono. Quindi per noi Beyond Insurance vuol dire cominciare a ragionare e pensare a dove saremo tra 10 anni, quindi come potremo affiancare il core business assicurativo, che ovviamente resterà per noi principale e ci mancherebbe altro, con una serie di servizi e di prodotti non propriamente assicurativi che possano intersecarsi con il mondo assicurativo, far leva sulla customer base che abbiamo sviluppato nel tempo e che le assicurazioni hanno sviluppato nel tempo, nella fidelizzazione, nella rete di vendita, che sicuramente ha un peso molto forte, proprio per incrementare le revenue stream, proteggere il proprio mercato dall'ingresso di incumbent e far leva su un valore che effettivamente, soprattutto le grosse compagnie hanno, che è una customer base numerosa e una fidelizzazione abbastanza elevata. Quindi per noi è fondamentale, è strategico, è una delle parti più importanti del piano industriale che stiamo terminando e di quello che andremo a iniziare l'anno prossimo. E questo ci ha anche in qualche modo dato una spinta a una logica organizzativa molto focalizzata. Sapete che il tema dell'innovazione è sempre molto difficile da gestire, perché è necessario, è un qualche cosa su cui qualsiasi azienda in qualsiasi settore deve investire, però riuscire a scaricare cavalli a terra per quanto riguarda l'innovazione è sempre un po' complesso, perché spesso ci si trova ad avere delle funzioni che fanno innovazione che magari sono un po' distanti dalle linee di business. E questo è un po'
il leitmotiv che stiamo affrontando un po' tutti come settore, e si vedono esperimenti di aziende che fanno innovazione all'interno di gruppi che vengono completamente spin-offate, poi vengono riportate all'interno, poi tornano fuori. Ci sono vari modelli, insomma, per parlare di innovazione e soprattutto per renderla concreta. Noi crediamo che sia importante metterla all'interno delle linee di business stessa, sia quelle assicurative che quelle di prodotti e servizi che non sono assicurativi, per riuscire veramente a massimizzare quello che è il ritorno e non rischiare l'effetto torre d'avorio, ossia gli scienziati che stanno da qualche parte ma che non hanno contatto con il mondo di business sostanzialmente. Quindi noi ci siamo organizzati anche in questa direzione, abbiamo fondamentalmente l'ISO Unipol SAI, che è la grande compagnia del gruppo Unipol, poi ne abbiamo anche altre più piccole, però quella principale l'abbiamo proprio sostanzialmente divisa in due grandi divisioni, una quella core assicurativo e una quella che abbiamo appunto chiamato Beyond Insurance, che si porta appresso invece tutto il mondo dell'innovazione e dei nuovi servizi fondamentalmente. Perché? Perché crediamo che la focalizzazione sia molto importante e soprattutto fare innovazione voglia dire ragionare su due orizzonti temporali diversi. Noi intendiamo a 2-3 anni, che vuol dire oggi, che vuol dire fare soldi molto in fretta, rispetto a 10 anni. Quindi gestire queste logiche un po' di disallineamento temporale per comunque ottimizzarne i ritorni. Quindi dal nostro punto di vista, anche da l'approccio è stato anche quello molto forte e organizzativo per poterci focalizzare sullo sviluppo appunto di questo mondo, di cui dopo parleremo più diffusamente, penso. Assolutamente, assolutamente, sì. Ok, grazie, grazie molto Giacomo. E, Danilo, ci vuoi raccontare qual è l'approccio di generale a questo nuovo modello di business? Sì, no, beh, ovviamente riprendo tanto di quello che ha detto Giacomo, no? Perché Beyond Insurance è un po' il punto in cui siamo ora di un movimento che è iniziato tanto tempo fa, o che c'è sempre stato, che è quello di innovarsi. E continuamente, in generale lo ha sempre fatto. Noi diciamo che siamo una startup che ha 190 anni, che è il nostro anniversario di quest'anno, compiamo 190 anni, perché è proprio nel DNA dell'assicuratore, ma di generali in particolare, quello di andare sempre a esplorare modelli di business nuovi, a cercare di essere vicino al cliente il più possibile. Poi è vero che però Beyond Insurance, di nuovo come diceva Giacomo, forse è un po' più di questo, nel senso che siamo arrivati a un punto in cui ci siamo accorti ormai già da tempo che le assicurazioni come industria sono un po' behind, ed ecco perché devono andare beyond, cioè nel senso sono rimaste un po' indietro rispetto ad altre in quanto a capacità di coinvolgere il cliente, capacità di attirarlo a sé, ai suoi prodotti, di farlo sentire un partner. Ed ecco uno dei motivi per cui noi abbiamo lanciato la nostra lifetime partner strategy, cioè la strategia di voler mostrare concretamente al cliente come noi siamo lì in ogni momento della sua vita, no? E questo fa parte del voler andare a affrontare direttamente quelli che poi sono i problemi principali dell'assicurazione, cioè il fatto che sia ancora ovviamente associata istintivamente a elementi negativi, no, della vita di una persona, e quindi c'è questa associazione negativa in gran parte dei casi, anche il fatto che diciamo per un po' di tempo non sia stato fatto un lavoro all'altezza di nuovo magari di altre industrie per quanto riguarda l'esperienza del consumatore a tutto tondo. Quindi questo noi lo andiamo a cercare di risolvere andando al di là di quella che è l'assicurazione intesa tradizionalmente, quindi offrendo sia prodotti che sono più vicini a quelle che sono le esigenze moderne di consumatori anche diciamo emergenti, cioè coloro che si affacciano per esempio al mondo del lavoro, coloro che appunto in varie fasi di vita mettono in piedi famiglia, eccetera, e cercando appunto di evolvere anche la nostra offerta a secondo di dove si trova, di dove è il cliente. E poi lo facciamo appunto dando grande importanza all'innovazione, innovazione che di nuovo, concordo di nuovo, non è una cosa astratta dal resto, ma appunto perciò parlavo di democratizzazione. Secondo noi chi deve innovare è chi conosce le varie aree di business meglio, ed ecco perché va data la possibilità a tutti i nostri colleghi di farsi portatori di istanze di innovazione. Poi certo c'è sempre la discussione valida, secondo me, se quando si tratta di innovare radicalmente
spetta a noi farlo, cioè siamo noi in grado di andare a vedere se riusciamo a fare qualcosa di veramente nuovo, avendo un background magari no, di sottoscrizione per 20 anni, oppure dobbiamo creare magari delle safe zones, delle aree protette dove alcuni colleghi con background ed esperienze diverse possano entrare per, diciamo, provocarci con modelli di business veramente disruptive, che poi noi vediamo non come sostituire l'assicurazione tradizionale, no? Pensiamo, abbiamo un po' un approccio da venture capital in cui abbiamo un portafoglio di prodotti e investimenti, diciamo, diversi, in cui c'è la parte ovviamente tradizionale, che è ancora di gran lunga quella importante, ma al contempo proviamo a fare tante cose diverse che, no, di nuovo, come quando si fa un investimento rischioso, poi a lungo andare possono portare a benefici molto importanti. Ottimo, grazie Danilo. Quindi per generare, insomma, Beyond Insurance, un modello di business per essere veramente customer centric, mettere al centro il cliente, esatto, e per diventare un partner di vita. Esatto. Per accompagnarli anche nella, diciamo, nelle evoluzioni del ciclo di vita. Ok, grazie. Roberto, ci vuoi raccontare l'approccio di ARAG a questo modello? Assolutamente sì, Yuri. Allora, partirei da un presupposto. La tutela legale, pur essendo poco conosciuta, è un'opportunità per tutti, in quanto l'Italia è un paese con grande litigiosità, con contenziosi in forte aumento e con tempi della giustizia assolutamente non molto efficienti, per così dire. La nostra mission, la mission di ARAG, infatti, è quella di non essere semplicemente dei pagatori di parcelle degli avvocati, ma quello di garantire ai propri clienti la tutela dei propri diritti e l'accesso alla giustizia. Da qualche anno, infatti, lavoriamo alla creazione di quello che chiamiamo il mondo ARAG, appunto, quindi un ecosistema integrato dove, oltre alle classiche polizze assicurative, di cui da bravi assicuratori diamo ovviamente per scontato che siano ottimi prodotti, completi di garanzie e dove siamo eccellenti nella gestione dei sinistri, lasciami dire, in realtà i clienti possono poi usufruire anche di una serie di asset e di servizi per la tutela dei propri diritti, con la tecnologia come fattore abilitante, perché il tema tecnologico riteniamo che sia centrale in questo ecosistema che stiamo cercando di creare, proprio con il fine di passare dal ruolo di pagatore di sinistri, come dicevo prima, a quello di un soggetto che consenta un facile accesso alla giustizia per tutelare i propri diritti, anche al di là delle condizioni economiche, con una finalità, se vogliamo, da un certo punto di vista anche sociale. Per come l'abbiamo sviluppato noi in ARAG, alcuni asset, molti, la maggior parte di questi asset sono stati sviluppati internamente, quindi sono asset propri di ARAG, altri servizi invece sono stati lanciati in partnership con società tecnologiche esterne. Okay, quindi questo è il modello che abbiamo scelto. Questo in termini generali. Vorrei però iniziare anche ad entrare nel concreto e dare qualche esempio di che cosa intendiamo noi. Per esempio, per quanto riguarda gli asset, la possibilità di accedere a un network di legali di oltre 800 avvocati, che è il network più grande che c'è in questo momento in Italia, con criteri qualitativi molto elevati, competenze specifiche e su aree tematiche anche complesse. E quindi questo, secondo noi, è un asset estremamente importante che abbiamo poi sviluppato nel tempo. Abbiamo sviluppato una serie di strumenti per i clienti, quindi la possibilità di usufruire in maniera automatica self-service alla denuncia dei sinistri, al tracking degli stessi, un servizio di consulenza telefonica attivo su varie aree tematiche molto attuali, come ad esempio il tema dell'ecobonus con le relative responsabilità di committenti, asseveratori, pertanto per dare un esempio di un tema attuale molto, molto specifico, molto verticale. Abbiamo però poi sviluppato, come dicevo, anche una serie di piattaforme digitali self-service a cui il cliente può accedere, alcune di queste basate anche su intelligenza artificiale e machine learning, quindi tecnologia veramente fondamentale a supporto, e anche in questo caso vi do qualche esempio. Abbiamo attivato una chatbot per dare in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
informazioni su tematiche legali, sulle tematiche legali di maggiore attualità, per esempio in tempi di lockdown gli acquisti e-commerce, piuttosto che tutta una serie di altre tematiche relative al mondo delle utenze, sinistri stradali e così via. Abbiamo un servizio di Flight Claim Service, è stato poco utilizzato in quest'ultimo periodo, ma quando si riprenderà a volare sarà interessante poter verificare, semplicemente sottoponendo nella nostra piattaforma, inserendo il numero del volo, la possibilità di avere diritto a un risarcimento o meno da parte di una compagnia aerea in caso di volo ritardato o di volo cancellato. E in ultimo cito il Document Center, che per noi è una repository importantissima, dove i clienti possono liberamente accedere a oltre 60 documenti di carattere legale, compilabili, personalizzabili e utili a dirimere questioni legali, come ad esempio i contratti di affitto piuttosto che i contratti con gli utilities e quant'altro. Grazie Roberto, molto interessante. Quindi mi verrebbe da dire che Beyond Insurance per ARAG non è un'evoluzione del modello di business, ma voi ce l'avete nel DNA sostanzialmente, cioè parte del vostro modo di essere, cioè parte proprio del vostro DNA questo modello di business. Ma direi che come l'abbiamo definito il mondo ARAG proprio perché l'abbiamo progressivamente implementato, alcune asset, come dicevo, sono proprio core, fanno parte del nostro DNA e poi sono via via evoluti nel tempo e adesso li stiamo arricchendo anche con dei servizi ulteriori, non solo interni ma anche in partnership con società esterne. Benissimo, grazie, molto interessante. Ok, veniamo alla domanda successiva. Scusate. Ok, eccoci qua. Il panorama. Beh, tutte le nostre organizzazioni, no, ovviamente, sono state impattate da questa pandemia che ci ha colpiti ormai un anno fa, poco più di un anno fa. E sappiamo che gli effetti sull'industria assicurativa sono stati diversi a seconda del business. In generale gli impatti sui bilanci non sono stati negativi come per altre aziende, però era interessante capire da voi tre in particolare come la pandemia ha impattato sulle vostre iniziative, in particolare di Beyond Insurance. Quindi inizierei da Danilo, se ci vuoi dare qualche insight a questo riguardo. Sì, beh, penso che sia chiaro a tutti che appunto nella tragedia che è stata e che è il Covid-19 ci sono stati comunque appunto degli sviluppi positivi per alcune industrie, per alcuni insomma settori. Diciamo, sicuramente l'assicurazione è forse uno di quelli che ne ha beneficiato di più, sia per quanto riguarda, diciamo, come dicevamo prima, la minore sinistrosità in alcuni ambiti che ha quindi portato vantaggi pratici, diciamo, facilmente identificabili, sia ad alcuni trend di lungo periodo che sono stati in qualche modo accelerati. Quindi c'è stata, per quanto riguarda l'innovazione e la trasformazione digitale, quindi tutto quello di impalcatura che ci permette di andare oltre insurance, è stata sicuramente un'accelerazione importante, perché ovviamente si è passati da un giorno all'altro da un'attività prevalentemente fisica ad un'attività prevalentemente digitale, no? E quindi per me ha avuto il ruolo di far sì che si superino delle barriere mentali, no? Tanta difficoltà nell'andare beyond insurance sono anche aspetti culturali e aziendali, no? Di cultura aziendale, no? Comunque siamo in un'industria molto con una grande avversione al rischio e questa pandemia ci ha fatto capire che appunto bisogna essere pronti ovviamente a eventi di larga portata che impattano tutti e quindi ci ha in qualche modo anche dato la possibilità di sviluppare cose che altrimenti non avremmo fatto perché se ne ha avuto l'impatto immediato appunto di nuovo su tutti noi. Quindi penso già da cose, diciamo, di sviluppo di quello che per esempio noi abbiamo un mobile hub che permette a tutti di essere connessi con generali 24 su 24, abbiamo l'agent hub che quindi permette alla nostra forza vendita di avere un approccio più diciamo digitale alla distribuzione assicurativa. Queste sono tutte cose che sono state enormemente potenziate e che ci permettono di guardare oltre, no? Di guardare anche quello che verrà
dopo, mentre sperimentiamo nuove soluzioni. Quindi sicuramente direi che è stato un acceleratore e ci ha permesso di sfidare una cultura aziendale prevalente, non a generale, ma a tutto il mondo assicurativo, che rendeva questo andare beyond insurance difficoltoso fino ad ora. Grazie, quindi diciamo, forse sarebbe il caso di dire adesso, diciamo, speriamo che adesso confidiamo insomma che questa accelerazione venga consolidata insomma dall'industria, che l'occasione non venga sprecata, diciamo esatto. così, ma siamo sicuri Esatto. che non succederà. Perfetto, grazie. Roberto, per quanto riguarda voi, che tipo di impatto ha avuto il Covid sulle vostre iniziative di Beyond Insurance? Eccomi qua. Allora, direi che paradossalmente, come già diceva Danilo, la pandemia ha comunque accelerato alcuni processi già in atto, e dal punto di vista della possibilità di accesso, in particolare a quello che vi raccontavo sul mondo ARAG in via digitale. Comunque i rischi continuano ad aumentare, quindi anche con la pandemia, basti pensare solo alle tematiche legate a prevenire la diffusione del virus. Ricordiamo tutti i numerosi DPCM, no, che si sono succeduti nei mesi, e le misure di sicurezza da mettere in atto da parte di imprese, commercianti, le conseguenti responsabilità anche di natura penale per i datori di lavoro. Il mondo ARAG, anche in questo caso, ci è venuto in soccorso, in quanto molti dei servizi sono self-service per il cliente, sono attivabili via web o via telefono e quindi utilizzabili a maggior ragione anche in tempo di lockdown. Lo scorso anno infatti abbiamo comunque approfittato per rivedere il catalogo prodotti in ambito corporate, abbiamo lanciato tra noi prodotti completamente a distanza e abbiamo colto l'occasione per arricchirli appunto di questi servizi che reputiamo estremamente, estremamente utili. Anche in questo caso un paio di esempi molto veloci sulle tematiche Covid-19. Abbiamo fin dall'inizio della pandemia attivato il servizio di consulenza telefonica Rectel per fornire supporto ai nostri clienti ed aiutarli a districarsi appunto su queste normative non di facile applicazione e interpretazione. E successivamente abbiamo attivato su queste tematiche anche la chatbot, quindi accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulle tematiche legate al Covid-19 e le norme per la prevenzione della diffusione del virus. Grazie Roberto. Giacomo, per quanto riguarda voi? Allora, confermo un po' quello che hanno detto i colleghi. La pandemia è stato ovviamente un evento tragico, drammatico, che continua a portare appunto problemi, però da un punto di vista assicurativo sicuramente ha impattato velocizzando una serie di processi che erano in corso, una serie di approcci soprattutto da parte dei clienti che erano in corso, ma gli ha dato effettivamente un boost molto importante. Quando prima dicevo per noi cosa vuol dire Beyond Insurance, vuol dire fondamentalmente lavorare per soddisfare il più possibile, anche se ovviamente è impossibile farlo, a 360 gradi i bisogni di un cliente sui cosiddetti ecosistemi. Noi ci focalizziamo su tre ecosistemi: quello della mobilità, quello dell'health and welfare e quello del property. E ovviamente, se andiamo a leggere quello che è successo in ciascuno di questi tre, vediamo gli impatti di accelerazione sulla mobilità, con la premessa che gli italiani, ma credo tutti i popoli, non soltanto gli italiani, si scordano le cose in fretta. Sicuramente il post pandemia lascerà comunque delle importanti modifiche nell'abitudine. Quindi parlo dell'utilizzo della micromobilità, quindi parlo dell'ulteriore spinta dal passaggio appunto del possedere un oggetto a utilizzare un oggetto anche per motivi, diciamo, di efficienza economica. Tutto il mondo della salute, quindi l'health and welfare che prima citavo, l'incremento della sensazione psicologica di essere a rischio e quindi di doverci preoccupare, di fare prevenzione, di fare degli esami, di seguire una serie di prassi, sicuramente rimarrà in modo importante. E anche per quanto riguarda il property, ovviamente quello che è successo per la maggior parte degli italiani nell'ultimo anno li ha costretti a consolidare questo rapporto di odio-amore con le proprie case, quindi banalmente il lavorare da casa, lo stare molto in casa.
ritrovare utilità in servizi quali per esempio le consegne a domicilio, piuttosto che magari erano prima un po' trascurati, e non ultimo quello che per noi è un po' il collante degli ecosistemi, che è il mondo dei pagamenti. Ovviamente sì, quello che si è visto nell'ultimo anno e mezzo era ovviamente un trend in corso, ma c'è stata un'esplosione dell'utilizzo di strumenti di pagamento e di acquisto online, che molto probabilmente rimarrà, perché onestamente, diciamoci le cose come stanno, chi ha iniziato e non l'aveva mai fatto magari per paura piuttosto che a comprare da Amazon è stato deliziato dal servizio di Amazon, non vedo perché poi dopo debba ritornare a modalità diverse. Quindi se mettiamo insieme tutti questi pezzi vediamo che la propensione dei nostri clienti all'usufruire di servizi a 360 gradi negli ecosistemi post-Covid sicuramente ha e avrà un incremento, e quindi questo, lo dicevo, in un periodo drammatico, lato assicurazioni, ma non solo lato assicurazioni, anche per altri settori, queste modifiche del comportamento che in parte rimarranno sicuramente spingono positivamente verso questo sviluppo. Ecco. Non c'è dubbio, grazie Giacomo. Ok. Però volevo entrare un pochino più nel merito degli aspetti un po', diciamo, più operativi, applicativi. Cominciando da te, Giacomo, volevo chiederti quali sono le opportunità di servire i clienti che il modello Beyond Insurance offre in più appunto rispetto ai modelli tradizionali. Allora, lo anticipo prima, per noi appunto Beyond Insurance vuol dire tre ecosistemi: mobility, property e health and welfare. Ovviamente non sono dei mondi stand alone, ma hanno un collegamento ovviamente molto forte con quello che è la nostra connotazione assicurativa. Noi siamo partiti parecchi anni fa, dopo magari quando parleremo di mobilità lo vediamo più nel dettaglio, però abbiamo cominciato parecchi anni fa a ragionare di cominciare ad integrare l'offerta assicurativa con un set di servizi. Servizi che inizialmente erano prettamente ancillari al mondo assicurativo. Faccio un esempio: noi 15 anni fa abbiamo inventato la telematica assicurativa, le black box fondamentalmente. Io ho avuto la fortuna di partecipare al progetto il primo anno, che avevamo budget 10.000 scatole nere, me lo ricorderò a vita, ed era un servizio che nasceva in maniera fortemente collegata alla parte assicurativa, ne era un abilitante. Col passare del tempo abbiamo iniziato a lanciare dei servizi dove magari la parte assicurativa era meno prevalente, o addirittura dei servizi senza la parte assicurativa. Quindi facendo sempre un ragionamento di sfruttare al meglio la nostra base clienti, perché ovviamente abbiamo quasi 10 milioni di clienti auto, 14 milioni di clienti complessivamente, hanno una serie di esigenze e probabilmente su alcuni settori limitrofi a quello assicurativo, dove se Dio vuole abbiamo avuto, grazie alla fidelizzazione dei nostri clienti, una credibilità molto forte, possiamo pensare di arricchire l'offerta, ovviamente non spostandoci troppo dal mondo prettamente assicurativo, ma ragionando come facciamo noi, come gli strati di una cipolla, cioè la polizza assicurativa è il primo strato, intorno abbiamo progressivamente costruito un set di servizi. Quindi si tratta di aggiungere prodotti e servizi al core assicurativo e o sfruttare il cross-selling su clienti che abbiamo assicurato nel tempo e che possono essere predisposti ad acquisire appunto servizi che noi andiamo ad offrirgli. Con anche un'altra logica molto forte, che è quella che noi abbiamo perseguito fin dall'inizio, che è in qualche modo l'integrazione tra il nostro mondo captive e il mondo aperto. Cosa intendo? La dico in un altro modo. Uno dei nostri ecosistemi appunto è Health and Welfare, noi stiamo sviluppando un network di poliambulatori, che è un business e un servizio che ai nostri clienti interessa anche stand alone, ma che per noi vuol dire anche avere una capacità intrinseca di partire già con dei risultati positivi. Faccio un esempio: noi all'interno del gruppo abbiamo Unisalute, una compagnia che opera ovviamente nel mondo della salute, che assicura 8 milioni di clienti, che ogni anno spende centinaia di milioni di prestazioni, perché sono connotate e collegate al mondo assicurativo. Noi spendiamo, se non ricordo male, 90 milioni di euro all'anno di prelievi del sangue. È ovvio che se noi abbiamo una nostra rete
di punti prelievo, di poliambulatori, è automatico girare questo fatturato nel nostro mondo captive sostanzialmente. Quindi trasferendo valore all'interno del gruppo e ottimizzandone appunto la performance. Quindi questo è un po' il discorso. Quindi sempre un forte collegamento tra il prodotto assicurativo e il servizio, un completamento dello stesso e soprattutto i collegamenti forti tra un aspetto e l'altro. Dopo, quando faremo l'esempio della mobilità, cercherò di spiegarlo meglio. Però, ripeto, per noi è fondamentale non ragionare di verticalità, ma trovare le modalità di collegare prodotto assicurativo e i servizi alla nostra offerta sostanzialmente. Quindi ragionare in ottica appunto sempre più ecosistemica, con un set di servizi. Assolutamente sì. Ma non come moda, perché adesso è molto di moda, chiunque parla di ecosistemi, lo dico sempre, se adesso vai a una cena con degli sconosciuti e non parli di ecosistemi o di blockchain, sei uno sfigato. Allora, se ne parla tanto, però effettivamente è un concetto che in tutti i settori ha una fortissima valenza strategica. Certo. Roberto, come integrare l'offerta di Beyond Insurance con il modello di offerta e il modello distributivo tradizionale? Non una cosa banale per una compagnia di assicurazioni. Ma sicuramente non banale, anche perché il mondo dell'intermediazione sta cambiando molto, il processo è in atto da tempo e devo dire che anche in questo caso comunque la pandemia ha dato un'ulteriore accelerazione ad alcuni processi, ad alcune situazioni. Dal nostro punto di vista di compagnia specializzata, l'intermediario professionale sarà sempre al centro comunque della filiera distributiva assicurativa, soprattutto nei rami danni e nelle linee di business come la tutela legale, che sono appunto ad alta specializzazione. Cambierà però radicalmente il modo di rapportarsi sia con noi come compagnie, sia con i clienti finali. E quindi, come detto a più riprese, sempre più servizi e asset anche non assicurativi a corredo delle polizze, con la tecnologia come elemento fondamentale di una relazione non più esclusivamente fisica, ma digitale e soprattutto in alcuni casi, secondo noi, ibrida, al fine di creare delle ulteriori opportunità. Vi faccio un esempio. Noi da un paio d'anni abbiamo predisposto delle campagne digital marketing B2B2C, chiavi in mano per i nostri intermediari, co-brandizzate, dove ARAG mette a disposizione della propria rete un tool digitale per contattare i propri clienti, sensibilizzarli ai temi relativi alla tutela dei diritti, anche regalando dei servizi per poter attrarre i clienti e con una call to action poi per l'acquisto di una polizza ARAG. Devo dire che emergono dei fattori estremamente interessanti. Ve ne cito tre che secondo me sono quelli fondamentali. Intanto il tema che i servizi e gli asset di cui parlavamo sono estremamente apprezzati dai clienti finali perché danno loro la possibilità di interagire self-service in maniera totalmente autonoma, digitalmente, e sono attivabili poi soprattutto nel momento del bisogno, anche in quei casi in cui le polizze assicurative non intervengono. Secondo tema è che pur avendo la possibilità di realizzare completamente l'acquisto online, spesso la vendita delle polizze si realizza ancorché in questo momento a distanza, compatibilmente con la situazione attuale di pandemia ancora in corso, comunque alla presenza dell'intermediario, e si realizza quindi un modello ibrido in cui noi crediamo molto. Ultimo tema è che le percentuali di redemption di queste campagne sono molto alte, guidate dal fatto che i sender delle mail sono gli intermediari e le campagne sono esattamente sui loro clienti, quindi con una, diciamo, guidate da un rapporto di fidelizzazione molto, molto elevato. E arrivano in alcuni casi anche al 5%, che è un dato veramente molto alto e molto più alto di quello di analoghe iniziative in ambito assicurativo e finanziario. Grazie Roberto. Danilo, naturalmente per andare Beyond Insurance è necessario, comunque insomma molto spesso questo viene realizzato con servizi offerti da partner esterni. Quindi volevo chiederti, in quest'ottica, quali sono le aspettative dei partner con i quali Generali realizza questo modello, ad esempio in termini di condivisione di dati piuttosto che di risultati?
Sì, infatti, è assolutamente corretto dire che se vogliamo andare veramente beyond insurance non sarà possibile né auspicabile farlo da soli, sia per gli ostacoli interni di cui parlavo prima, ma sia perché appunto unire forze con partner esterni permette di dare uno slancio molto forte a quello che intendiamo fare. Quindi, in realtà, appunto, la scelta dei partner è fondamentale, no? Da che poi deriva anche una serie di aspettative per dei partner giusti che si scelgono along the way, diciamo. Quindi sostanzialmente è importante quando si parla di partner dire che secondo me va innanzitutto considerata uno spettro di partner molto ampio, cioè non, ma a volte si tende a pensare che il partner nell'andare beyond insurance sia necessariamente una startup o comunque un'azienda giovane. Non è necessariamente così, cioè nel senso che sicuramente startup portano value proposition innovative che a volte sono molto, molto utili, però partner in questo ambito di andare beyond insurance possono essere sostanzialmente tutti gli altri attori economici, no? Anche aziende di grandissime dimensioni, attori pubblici, non profit, eccetera. Quindi allora, la scelta del partner va basata soprattutto sulla, diciamo, cioè, con una certa concorrenza di obiettivi, no? E di approccio, perché molto, molto spesso vediamo che le partnership non funzionano, nonostante ci sia un allineamento di obiettivi ben fatto perché non si riesce a lavorare bene assieme, no? Cioè, soprattutto questo succede quando ovviamente si parla di start-up, no? Culture aziendali molto diverse e non si riesce a comunicare, non si riesce ad impostare il lavoro bene con appunto due modi di fare molto diversi. Ecco perché qui è anche importante avere all'interno di aziende grandi come Generali persone nel team innovation o insomma team affini che si occupano sia di andare a caccia, no? Di partner che possono portare veramente valore in varie aree del business, ma anche di preparare poi all'incontro e diciamo, all'unione con business unit. Quindi è un po' un lavoro quasi da mediatore culturale, lo chiamo io a volte. Ovviamente quando la partnership poi parte, diciamo, riesce ad essere impostata, c'è tutta una serie di aspettative, come dicevi tu, dal punto di vista del partner, che vanno appunto poi concordate comunque in tempo, che sono, dal punto di vista di informazioni e risultati, secondo me è una cosa un po' troppo specifica, che è molto, case by case, quindi difficile generalizzarlo, no? Perché poi a seconda del modello della partnership ci possono essere molti, modi diversi per andare a vedere come raggiungere gli obiettivi comuni, come condividerli e come anche ovviamente dividere i guadagni. Dal punto di vista dell'informazione, ovviamente tutto ha a che fare con l'accesso ai dati, no? E quindi ci sono ovviamente Generali che ha un pool di dati enormi che nessuna startup può avere, però le startup riescono a volte a portarci abilità di acquisire dati da segmenti della popolazione che noi non riusciamo a raggiungere magari altrettanto bene, e quindi per noi è fondamentale avere accesso a quella qualità e quantità di dati, soprattutto in un momento in cui la sottoscrizione si evolve dall'essere un'attività puramente basata sull'analisi di dati passati ad un'attività che cerca di mescolare quella fondamentale sottoscrizione fatta come la si è sempre fatta ad un'attività di risk management e di analisi in tempo reale di quelli che sono gli scenari che potrebbero accadere. Quindi sostanzialmente per le partnership sono fondamentali per andare a esercitare beyond insurance in forma di quella che spesso si chiama poi embedded insurance, no? Quindi, pa partecipare o su piattaforme o ad accordi spot on per far sì che l'assicurazione sia venduta in canali tramite partner in modo che diventi invisibile, non nel senso che l'assicuratore che il cliente non veda più che ci sia un prodotto assicurativo, ma che diventi seconda natura comprare una certa cosa con il collegamento assieme ad un prodotto assicurativo. Questo ovviamente porta benefici poi per entrambi le parti in campo.
causa. Sì, assolutamente. Sì, su questo commesso mondiale una porta aperta. Io sono un grandissimo fautore del concetto di embedded insurance, soprattutto in un paese come il nostro, che nel corso degli anni fa, diciamo, difficoltà a mettere a disposizione delle aziende e delle persone capacità di spesa in crescita, il fatto di poter avere accesso a canali distributivi diversi con diciamo punti di accesso con i clienti diversi rispetto a quelli tradizionali può essere una strategia vincente. Ok, direi siamo arrivati a buon punto. Adesso mi interessava, penso che sarebbe insomma, molto interessante per i partecipanti, se poteste diciamo raccontarci una case history, un caso concreto di applicazione, una diciamo storia di applicazione del Beyond Insurance all'interno della vostra organizzazione. Danilo, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri. Io appunto magari visto che volevo rifarmi un po' a quello che dicevo all'inizio della nostra volontà di diventare lifetime partner di vita, con un caso secondo me appunto importante e carino da raccontare, che è una delle innovazioni che abbiamo, su cui ci stiamo lavorando tramite la House of InsurTech Switzerland, che è appunto una società del gruppo che con base basata in Svizzera, che ha la funzione di Innovation Lab, quindi diciamo sono un po' diciamo, i pionieri dell'innovazione, soprattutto quando si tratta di fare quello che chiamiamo Corp App, cioè collaborare con startup e creare degli use case da portare dentro e sviluppare. Quindi diciamo un'idea di una nostra business unit era stata quella di aiutare i nostri clienti dal momento della nascita, sostanzialmente, o meglio, in quel caso, aiutare i genitori, no? Quindi, grazie alla collaborazione con una startup che si chiama Zaun Dream, siamo riusciti a sviluppare un prodotto e un apparecchio fisico che registra, che analizza il pianto dei neonati, da appena nati fino ai 6 mesi di vita, perché in quel lasso di tempo il pianto dei neonati è universale, è uguale in tutto il mondo. Dopo i 6 mesi, i suoni che utilizzano per esprimere ciò che vogliono esprimere comincia a cambiare a seconda della lingua che ascoltano e che imparano. Però per i primi 6 mesi è universale e quindi è codificabile, anche diciamo, traducibile in un algoritmo che riesce a captare ciò che il neonato sta dicendo. Quindi grazie a questo strumento riusciamo a capire adesso perché il bambino o la bambina stanno piangendo, no? Quindi se hanno fame, se hanno sonno, se hanno un disturbo particolare, un dolore, eccetera. Questo è poi funziona talmente bene nelle nostre sperimentazioni che c'è anche adesso un'applicazione medica, cioè c'è la seconda fase del progetto in cui stiamo già sperimentando utilizzi medici, nel senso che l'apparecchio riuscirà e riesce già in parte a captare da come un neonato grida se ci sono delle patologie in corso oppure se possono essere, diciamo, in qualche modo anticipate, no? Come varie forme di autismo. Questo ovviamente ha applicazioni enormi, diciamo, dal punto di vista assicurativo, quando parliamo di assicurazione salute, ma il modo in cui poi può essere offerto ai nostri clienti è ancora in discussione, ci sono appunto varie opzioni sul tavolo, però per me è una storia bella perché racconta come noi, volendo andare al di là di quello che è l'assicurazione tradizionale, riusciamo a creare modelli di business, prodotti che sono veramente partner di vita dei nostri clienti. Sì, infatti, veramente un caso bellissimo, non lo conoscevo, dire più partner di vita di così è difficile. Hai detto che si chiama questa startup Soundrill? La startup si chiama Zaun Dream, è il nostro prodotto interno, è ancora diciamo in fase di sperimentazione, quindi non è già disponibile a Family and Friends, ma non è ancora sul mercato. Ok, ci puoi dare qualche anticipazione se pensi che verrà lanciato nel mercato italiano ad un certo punto, magari quest'anno o prossimo? Dovrebbe essere infine quest'anno, inizio dell'anno prossimo, sì, in vari mercati europei contemporaneamente, probabilmente Italia, Svizzera, Germania. Stiamo ancora valutando i dettagli, ma insomma vi farò sapere appena ne sappiamo di più. Grazie, grazie. Molto molto interessante.
Giacomo, vuoi raccontarci una case history della Più tua che azienda? una case history, un po' come abbiamo sviluppato, sì, una case history abbastanza estesa che è quella appunto dello sviluppo del nostro ecosistema della mobilità. Come anticipavo prima, noi abbiamo cominciato 15 anni fa nel mondo appunto della telematica con le scatole nere per cominciare, oltre ad avere appunto una valenza assicurativa, a raccogliere dei dati, perché i dati della mobilità per noi sono fondamentali. Pian piano abbiamo cominciato ad aggiungere altri aspetti di servizio, quindi abbiamo cominciato a presidiare la filiera delle riparazioni. Noi abbiamo creato un'azienda che si occupa di acquistare i pezzi di ricambio, consegnarli alle carrozzerie per riparare i nostri sinistri. Abbiamo creato un network che fa più o meno lo stesso mestiere per la riparazione e la sostituzione dei cristalli, Capli, quindi dove mandiamo più di 150.000 sinistri all'anno. Abbiamo sviluppato un mondo dell'assistenza abbastanza evoluto con appunto la possibilità attraverso il nostro entry point dell'app che è stata scaricata ormai da quasi 5 milioni di clienti di avere un servizio di assistenza Uber-like, cioè vedi arrivare il carro attrezzi in tempo reale rispetto alla tua geolocalizzazione. E ovviamente abbiamo creato un'azienda che si occupa di gestire tutto il mondo della telematica e gli ultimi step sono stati proprio di fare dei passi in avanti sulla mobilità, prendendola dal nostro punto di vista dai lati più marginali. Quindi noi abbiamo acquisito ormai 2 anni fa un'azienda che si chiamava CarServe, adesso ribattezzata Unipol Rental, per vendere auto fondamentalmente. I nostri agenti ormai da quasi un anno stanno vendendo contratti di noleggio a lungo termine, quindi di nuovo facendo leva sul fatto che abbiamo 10 milioni di clienti auto, sappiamo ogni quanto cambiano l'autovettura, che tipo di modello prediligono, grazie alle scatole nere appunto e alle analisi sui loro dati, e quali sono i clienti più elettivi per il mondo del noleggio a lungo termine, con un successo veramente molto molto interessante, perché stiamo vendendo 250 contratti auto alla settimana, che se fai la moltiplicazione per 52 è un numero molto 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 significativo. A dicembre dell'anno scorso abbiamo acquisito una piattaforma internet che si chiama cambiomarcia.com per le transazioni delle autovetture usate. Perché? Perché ancora 2/3 delle transazioni in Italia sono compravendite privato su privato di un'autovettura usata, perché è vero che ci sono i nuovi modelli, ma poi in realtà il tessuto economico fa sì che l'usato sia ancora molto molto utilizzato. Con una logica anche qua di sinergia tra i nostri pezzi, fondamentalmente attraverso questa piattaforma vendiamo le autovetture a fine contratto del noleggio a lungo termine e quindi di nuovo andiamo ad intercettare i clienti. Siamo in testa anche noi Family and Friends questa settimana, quindi probabilmente sarà live la prossima. Abbiamo clonato la piattaforma di vendita delle autovetture usate per vendere, con una logica simile a quella del noleggio a lungo termine, biciclette elettriche, perché come si diceva prima è un mercato in esplosione fondamentalmente. Abbiamo sviluppato un'app che adesso vivrà un carve-out, quindi diventerà un'app a sé stante per la mobilità, proprio per rispondere a tutte queste esigenze da parte dei nostri clienti. Devi gestire una polizza banalmente il tuo sinistro, nessun problema. Vuoi un'autovettura? Te la vendo. Puoi prenotare il tagliando, puoi andare a fare il cambio gomme, puoi trovare l'autofficina più vicina perché ti ho venduto io la macchina. Sei a fine corsa, vuoi vendere l'usato? Te lo vendiamo noi e ti proponiamo upselling con un nuovo veicolo. Pagamenti in mobilità, già oggi noi possiamo pagare multe, bollo, parcheggi, eccetera, eccetera. E dalla fine del mese, quindi siamo ormai arrivati addirittura d'arrivo, abbiamo aggiunto un altro pezzo di mobilità che è il pagamento del telepedaggio, quindi con cioè, si chiama Unipass internamente, in realtà non posso spoilerarvi il brand perché faremo una campagna pubblicitaria molto forte. Nei prossimi mesi partiamo il mese prossimo con il pilota sui mezzi pesanti, a luglio sui mezzi leggeri, quindi da ottobre circa noi pensiamo di arrivare sul mercato con il nostro prodotto di pagamento automatizzato del pedaggio chiamiamolo Unipass, anche se in realtà poi il brand sarà un po' diverso, e di nuovo proprio con l'idea di dire: se tu sei un mio cliente e ti vuoi spostare, ti do tutto io, non hai bisogno di andare da altri fornitori. Ovviamente, come dicevo giustamente prima il collega di Generali, con anche la logica delle partnership, non ci metteremo mai a costruire un secondo sistema ferroviario italiano, ti posso far avere il biglietto di Trenitalia o farti atterrare sullo scooter elettrico o il car sharing o il biglietto della metropolitana a Milano, eccetera, eccetera. In una logica di nuovo tutto incluso. Per quello che dicevo prima, che il mondo dei pagamenti è fondamentale, e proprio per questo motivo siamo addirittura d'arrivo, anche qua dovrebbe arrivare il mese prossimo, se tutto
se tutto va bene, l'autorizzazione, abbiamo creato un'email di pagamento, quindi una Unipol Pay, che ci diventa nuovamente il collante di tutto, perché vogliamo presidiare anche l'esperienza, la user experience, il percorso del nostro cliente sul pagamento, perché tutto quello che abbiamo detto prima, alla fine, essendo un prodotto o un servizio, va a battere su un pagamento. Quindi, di nuovo, tenere intercettato in un unico oggetto il ciclo di vita delle esigenze del nostro cliente nella mobilità, per noi è fondamentale. Quindi, di nuovo, probabilmente non sono cose molto glamour, molto, diciamo, da new economy, eccetera, eccetera, però ci danno delle marginalità molto forti, perché l'abbiamo, come detto, presa dalla parte del ferro, dell'autovettura, della polizza assicurativa, del finanziamento, eccetera, e quindi noi siamo partiti da lì. Nuovamente il concetto del partnership è fondamentale, ma abbiamo cercato all'interno di questo ecosistema di tenerci in casa con nostre aziende i pezzi di catena del valore con la marginalità più elevata e usare, fatemi usare questo termine anche se non è bellissimo da dire, in partnership i pezzi a minor marginalità, fatemela dire di nuovo male, non ci interessa particolarmente di marginare 0,03 centesimi su un monopattino elettrico da 2,70 euro di trip fondamentalmente. Però è dentro nella nostra offerta, perché ovviamente in logica di partnership dobbiamo dare un bozzolo intorno al nostro cliente. Quindi questo per noi è un po' come abbiamo affrontato, come stiamo affrontando e come affronteremo da qua alla fine dell'anno le evoluzioni nel mondo dell'offerta di mobilità per i nostri clienti. Grazie, beh, direi con degli indubbi vantaggi anche per, soprattutto per i clienti, che così in un'unica piattaforma possono trovare una pluralità di servizi che loro servono per la mobilità. Roberto, la palla a te, una descrizione di una case history di Araga. Okay. Cercherò di essere abbastanza veloce, visto che siamo in chiusura. Sì, ma non ti preoccupare. Sì, non sì, c'è bisogno che acceleri, tranquillo. Assolutamente, no. Comunque a questo proposito volevo citare l'ultimo nato, quindi un servizio lanciato alla fine dello scorso anno in ambito motor che abbiamo chiamato Check Multa. È un servizio in partnership con una startup tecnologica che si chiama Ti Assisto 24, che tra l'altro è socia anch'essa di IA e quindi direi che viene molto bene come esempio. Si tratta di un servizio tramite il quale è possibile verificare gratuitamente la possibilità di ricorrere contro una multa che si ritiene essere ingiusta. E semplicemente facendo l'upload della foto del verbale che si è ricevuto. Qui c'è poi un sistema di intelligenza artificiale che entra in funzione, fa un primo check sulla possibilità di effettuare il ricorso, fornendo una prima percentuale di successo. Se necessario, poi ci può essere anche una consulenza di secondo livello. Ovviamente la decisione di ricorrere o meno spetta sempre al cliente. Se il cliente è nostro assicurato e assicurato ARAG, basterà semplicemente denunciare il sinistro per avere la nostra assistenza ed essere coperto dalla polizza di tutela legale. Se non assicurato, il cliente avrà due possibili strade. Gestirsi il ricorso da solo, oppure acquistare una nostra polizza e noi comunque lo assisteremo, gestiremo la cosa, gestiremo il suo ricorso come welcome gift sostanzialmente. Il servizio è attivo da pochi mesi, quindi i dati sono assolutamente preliminari. Abbiamo comunque ricevuto già qualche centinaio di richieste di verifica online e cominciato di conseguenza a gestire i primi ricorsi. Insomma, ecco. Niente, spero di essere riuscito a darvi un'idea. Tutto quello di cui vi ho parlato in termini di asset e di servizi verranno poi da noi progressivamente integrati in un'unica piattaforma plugin a disposizione dei nostri clienti, di clienti, intermediari e partner, per poter accedere sempre al mondo ARAG e tutelare i propri diritti, insomma. Quindi questo è quello che ho cercato spero di descrivere in maniera chiara, il concetto di Beyond the Insurance secondo la visione di ARAG. Assolutamente, sì, grazie Roberto. Tutto molto, molto coerente l'idea di mettere a disposizione dei vostri clienti una piattaforma, una serie di servizi per far valere i loro diritti. Come dicevi tu prima, è un posizionamento molto, molto interessante. Penso che avete trovato una nicchia di applicazione con grande, grande potenzialità. Quindi complimenti per l'idea, per il posizionamento che avete avuto. Grazie, Yuri. Va bene. Siamo arrivati alle 18, però nulla ci vieta di dedicare un po' di tempo a delle domande, a Q&A. Se ce ne sono, vi
inizierei a, a farle ora o mai più, come si suol dire. Io qui vedo la chat, mi sa che però mi sta sfuggendo. Regia, mi potete aiutare a capire se ci sono delle domande o dei commenti? Perché io qui forse ho una visione solo parziale. Forse no. Ok. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere qui. Abbiamo avuto direi un ottimo numero di partecipanti che sono sicuro come me ci porteranno a casa un sacco di informazioni e di idee interessanti da questo scambio di vedute con i nostri tre panelist. Che ringrazio ancora molto per il loro tempo e spero di avere l'occasione ancora in futuro di parlare con loro di Beyond Insurance. Quindi complimenti a tutti per le vostre iniziative. Il mercato assicurativo italiano si dimostra molto probabilmente più propenso all'innovazione rispetto a quanto si possa pensare, quindi direi avanti così, complimenti a voi per queste iniziative che sono personalmente sicuro porteranno grandi soddisfazioni alle vostre aziende in futuro. Grazie a tutti ancora, è stato un piacere avere voi panelist e tutti i partecipanti e arrivederci al prossimo appuntamento di IA. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti.